Buonasera e benvenuti a Milano News. Questa sera vi presentiamo il nostro speciale Municipio X alla seconda. Avremo due ospiti, tra poco ve li presenterò, che avranno modo di confrontarsi su temi piccanti per il Municipio 7 e il Municipio 8. Vi rispiego le regole del gioco. Abbiamo quattro blocchi da 6 minuti ciascuno. I nostri ospiti si parleranno per 3 minuti ciascuno, a loro volta potranno confrontarsi e rispondersi grazie ai nostri due jolly. Due jolly per ogni candidato da 1 minuto ciascuno di nuovo. Allora, do il benvenuto a Gaia Romani per il Municipio 8, buonasera, Buonasera. e ad Andrea Fruni per il Municipio 7. Buonasera, buonasera a tutti. Siete pronti per confrontarvi questa sera? Prontissimi. Prontissimi. Allora, vi presentiamo il primo blocco, il blocco numero 1 con il tema Reinventarsi. Noi abbiamo sorteggiato il primo candidato e partirà così Andrea Fruni del Municipio 7. Abbiamo anche la grafica che ci spiega meglio quali sono i temi che comportano appunto il macro tema del reinventarsi. Allora, parliamo di mobilità, servizi, riqualificazioni post pandemia. Lascio a lei la parola, via al tempo. Allora, grazie mille. Io sfrutterei questo momento, questo spazio per, diciamo, inizialmente raccontare quello che è il mio punto di vista sulla gestione della mobilità durante la pandemia, quindi prima di oggi e oggi stesso, che onestamente mi vede un po' in contrapposizione rispetto a quelle che sono state le scelte fatte dal comune. Perché chiaramente, vabbè, non serve che lo ricordi, però magari qualcuno non lo sa, io faccio parte del Municipio 7. Il Municipio 7 è governato, diciamo, dal centrodestra, mentre Palazzo Marino, quindi l'intera città, come ben sapete, dalla parte opposta, e nonostante, diciamo, quelle che sono state le nostre sollecitazioni in merito, alcune volte ascoltate, fortunatamente, altre no, non c'è stata, diciamo, quella che secondo me è stata poteva definirsi una gestione ottimale. Questo sicuramente riguarda il tema della inizialmente, diciamo, come se, per aver lasciato attiva l'area C inizialmente, poi chiaramente su più sollecitazioni, soprattutto anche da parte nostra, del Municipio 7, che su questo tema si è abbastanza impegnato e battuto, e fortunatamente è stata disattivata, chiaramente perché, non perché si volesse cogliere l'opportunità per dire andiamo a sgasare coi diesel in centro, no. Chiaramente no, ma perché è logico che nel momento in cui c'è una pandemia, la mobilità deve essere rivista, deve essere, le priorità relative alla mobilità devono essere riviste, come ad esempio l'inquinamento, piuttosto che, non che sia un tema da accantonare, ma in questo momento chiaramente bisogna dare la possibilità a una persona che deve raggiungere il centro di andarci con il proprio mezzo privato, perché magari non si sente sicuro di prendere il mezzo pubblico. Mezzi pubblici, peraltro, che abbiamo visto essere stato, e purtroppo tuttora lo sono, uno dei problemi, diciamo, di quelli che possono essere i contagi rispetto alla situazione che purtroppo stiamo vivendo. E di conseguenza, oltre all'apertura e quindi alla disabil- al, come posso dire, alla disattivazione dell'area B, anche il tema dei parcheggi, del rendere liberi i parcheggi a strisce blu, a strisce gialle nelle aree che li prevedono. Su questo, dopo parecchie volte che siamo, diciamo, ci siamo fatti sentire, fortunatamente siamo stati ascoltati. Non sempre, perché ad oggi, dove è vero che stiamo facendo dei passi da gigante da un punto di vista di vaccinazioni, è vero che abbiamo messo in moto una macchina incredibile a livello regionale, nazionale, cittadino, insomma, come si voglia. Finisca poi la frase. Concludo dicendo, chiaramente anche oggi non bisogna abbassare la guardia da questo punto di vista, e secondo me bisognerebbe tornare indietro rispetto a quello che è stato fatto, quindi la riattivazione e il ripristino dei parcheggi a pagamento nelle aree centrali, perché ok, non abbassiamo la guardia da questo punto di vista. Allora, adesso direi che diamo la voce a Gaia Romani del Municipio 8. A te la parola, parliamo Grazie. nuovamente di reinventarsi. Via al tempo. Grazie mille. Allora, sicuramente nel periodo della pandemia c'è stata fin da subito un'opinione molto diversa tra centrosinistra e centrodestra su come reinventare la mobilità a 360 gradi per
tutelare i cittadini e la loro salute. Noi come centrosinistra abbiamo colto questa opportunità per fare che cosa? Per accelerare lì dove in Italia rispetto all'Europa, nonostante in particolare noi ci troviamo a Milano, siamo ancora troppo indietro, quindi mobilità dolce, piste ciclabili, trasporto pubblico. Chiaramente questo destava forti preoccupazioni perché per i motivi che ha ricordato il collega, quindi fondamentalmente legate alla salute, però noi abbiamo cercato di prendere e di cogliere l'occasione per farlo. Quindi per esempio in Municipio 8 abbiamo puntato molto sull'implementare il trasporto pubblico, è proprio di questi giorni la notizia che le linee 35 e 41 verranno prolungate per i cittadini di Quarto Giaro e Viale Certosa fino alla metro di Affori, dando così la possibilità di raggiungere finalmente la metro gialla, come da tempo richiedevano, e di avere così un collegamento diretto con il Municipio 9. Il collega ha parlato anche dei parcheggi, è un tema su cui noi ci stiamo muovendo tanto, perché noi crediamo che da un lato vadano tutelati e protetti i parcheggi dei residenti, perché a Milano lo sappiamo, lo spazio è poco, dall'altro però devono essere incentivati tutti coloro che usano ancora la città come un parcheggio di interscambio, nonostante ci siano molte alternative efficaci per chi viene da fuori e per motivi di lavoro o per qualsiasi altro motivo deve giungere in città. Per questo, a partire da Piazzale Accursio, ci stiamo occupando di ritracciare tutti i parcheggi per i residenti, per rendere i loro parcheggi gratuiti e quindi tutelarli, e dall'altro lato rendere tutti gli altri parcheggi per i non residenti a pagamento e cercare chiaramente di farli rispettare, perché poi c'è anche il problema chiaramente della sosta abusiva, che sappiamo essere molto sentito dai cittadini. Infine, rete ciclabile e piste ciclabili. In questi anni, e in particolare in questo periodo così difficile, sono stati creati 32 chilometri di pista ciclabile nuova nelle nostre città. Sappiamo che ci sono state alcune perplessità, alcune difficoltà, perché chiaramente dobbiamo abituarci, siamo in una fase di transizione da un nuovo modello all'altro, e in particolare per il Municipio 8 avremo delle nuove piste ciclabili in Monterosa e Via Quadrio, e è partita la riqualificazione di Corso Sempione, che vedrà ristabiliti i parterre alberati, che appunto adesso vengono purtroppo usati come parcheggi abusivi, e verranno creati lungo le fila i viali di Corso Sempione 270 parcheggi nuovi per i residenti, cercando così di togliere i parcheggi abusivi sui viali, ristabilire lì le piste ciclabili e rendere il viale più bello e più fruibile per i cittadini. Grazie, grazie Gaia Romani. Allora, io ho una proposta: vogliamo giocarci il jolly adesso o lo teniamo per più tardi? No, ne approfitto subito. Noi approfittiamo subito. Allora, vi ricordo, per chi si fosse collegato adesso, cogliamo l'occasione, questo è lo speciale di Municipio X alla seconda, abbiamo per il Municipio 8 Gaia Romani, che si occupa appunto Presidente Commissione delle Politiche Sociali. E dall'altra parte abbiamo Municipio 7 con Andrea Frune, Presidente della Commissione Sicurezza, Mobilità e Trasporti. Ci siamo occupati del primo tema, il primo blocco, sono passati 6 minuti, abbiamo parlato di reinventarsi, mobilità, servizi, riqualificazioni. Adesso si gioca il primo jolly, il Municipio 7, con un minuto extra. Via il tempo. Grazie mille. Allora, diciamo che tutto quello che ha appena detto la mia collega mi vede sostanzialmente d'accordo, perché io posso dirmi assolutamente a favore della tutela del parcheggio per i residenti, perché è un problema che abbiamo riscontrato anche noi e che stiamo cercando di risolvere, e stiamo cercando appunto di tutelare i residenti che lo richiedono, perché è un sacrosanto diritto parcheggiarsi sotto casa, assolutamente. Così come mi vede d'accordo assolutamente sulla necessità di un cambio di passo sulla mobilità, quindi andare verso una mobilità più sostenibile, ciclabile, piuttosto che tutto il tema che riguarda le auto elettriche, eccetera, eccetera. Però il discorso è, oggi, in questo momento, era davvero necessario ritornare sui propri passi e ristabilire i parcheggi a pagamento nel momento in cui oggi un cittadino o anche una persona che viene fuori, non un cittadino di Milano, ma che magari abita nell'Interland, che viene a Milano e non se la sente di utilizzare i mezzi, utilizzare il parcheggio è diciamo che è contro quello che stiamo vivendo in questo momento. Poi, se posso, faccio veramente una chiusura veloce. Chiusura rapida. Sulle ciclabili le avete fatte, sì, ma come? Avete congestionato il traffico, purtroppo. Devo fermarla qui perché altrimenti il tempo scorre troppo veloce.
Allora, questo è un tema molto complicato, quindi ricordo anche a chi ci stesse guardando da casa, voi potete commentare e poi rispettivamente Municipio 7 e 8 risponderanno nuovamente alle vostre domande. Adesso la possibilità di risposta c'è, però ci giochiamo un jolly che eventualmente potrebbe essere utilizzato dopo. Passiamo al secondo blocco? Oppure... No, prendo il jolly. Rispondiamo a questo e poi ci occuperemo di giovani, politiche giovanili. Okay. Allora, un minuto per Gaia Romana, Municipio 8, andiamo. Allora, innanzitutto mi sono dimenticata prima di dire che tutte queste fantastiche novità sono state condivise oggi con me dal nostro assessore Paolo Romano, che ci tengo a ringraziare perché gliel'avevo detto. E, a proposito di quello che hai detto, ci diamo del tu. Capisco le perplessità che ci sono state e infatti alcune delle iniziative che tu hai sollecitato prima, quindi da liberare il pagamento dei parcheggi a sospendere area B, area C, e non dimentichiamo, cosa importante, anche il bonus taxi. Il Comune di Milano ha messo a disposizione per persone con disabilità, persone con patologie, persone anziane, anche la possibilità di utilizzare il taxi a discapito del trasporto pubblico per chi appunto non se la sentisse di affrontare il rischio di salire sui mezzi pubblici. Ultima cosa, le corse dei mezzi pubblici sono comunque implementate. Io prendo la metro tutte le mattine tra le 7:30 e le 9, capienza 50%, io non aspetto mai una metro più di 2 minuti e mezzo perché è stato ovviamente sono state aumentate tantissime e potenziate le corse. Purtroppo il nostro tempo si conclude qui per questo primo blocco, anche se vedo molto interessati. Lo rimandiamo alla pagina, insomma, alla scrittura, perché ora ci dobbiamo occupare del secondo tema. Vediamo con la grafica. Giovani, quindi spazi, servizi, partecipazione. Risponde quindi in questo caso parte il Municipio 8 con Gaia Romani. 3, 2, 1, si parte. I giovani sono stati sicuramente alcuni tra i soggetti più colpiti da questa pandemia. Quando si è giovani, la necessità di uscire di casa, incontrarsi con i propri coetanei per crescere, per scoprire la propria identità, per confrontarsi sulle proprie paure e perplessità è più che mai indispensabile, e in questo periodo non lo hanno potuto fare. Sono stati molto attaccati anche dai media, mi spiace dirlo, ingiustamente molte volte, ma io ho testimoniato una generazione che è stata in grado di attivarsi e di mettersi al servizio, proprio perché le prime informazioni ci dicevano che i giovani non incorrevano negli stessi rischi gravissimi e mortali dei più anziani. Si sono subito messi a disposizione in azioni di volontariato, consegna della spesa a chi non poteva uscire di casa a farla e così via. Noi come Municipio 8 abbiamo cercato di dare un sostegno, innanzitutto noi in primis, dal Presidente alla Giunta, ai consiglieri, tutti quanti, essendo tra l'altro una giunta appunto molto, molto giovane, di under 40, ci siamo messi tutti a disposizione in prima linea, abbiamo distribuito anche noi tessere della spesa, buoni e quant'altro, però è chiaro che in questa seconda fase dovremo ripensare ai servizi che vogliamo mettere a disposizione dei ragazzi e soprattutto gli spazi, che è un tema che in realtà precede la pandemia. Se vivi in una periferia oggi a Milano e vuoi avere un'offerta ludico-culturale di qualità, non puoi farlo se non ti sposti verso il centro. Se vuoi avere dei luoghi in cui studiare, ci sono le biblioteche, certo, ma sono poche e i posti finiscono presto, soprattutto nei periodi degli esami. Tutto questo deve cambiare, perché se vogliamo che Milano diventi davvero una città a 15 minuti, è necessario finanziare degli spazi che siano davvero a misura di giovani. Beh, direi che siamo stati ampiamente nel tempo, abbiamo ancora molto a disposizione se vuoi aggiungere qualcosa. Allora sì, grazie. Un altro tema che, diciamo, di cui stiamo cercando di occuparci è quello del lavoro. A Milano ci sono degli sportelli in forma lavoro che cercano di aiutare i ragazzi ad avere maggiore consapevolezza del percorso che vogliono fare, però sono ancora troppo pochi. Per questo stiamo cercando di ampliare presso le nostre biblioteche, tramite l'aiuto di alcuni professionisti che possano mettersi a disposizione
disposizione per aiutare loro nella scrittura dei CV, nel supporto all'orientamento lavorativo e al cercare di rendere più presenti e più fruibili queste informazioni per loro. Io credo che il lavoro e gli spazi siano i punti fondamentali per la nostra generazione e certamente anche la movida, che a quest'età non è niente di necessariamente negativo, se però decentrata, cosa che tra l'altro ci permetterebbe di non assistere più a tante scene difficili e molto negative per la nostra città che abbiamo dovuto testimoniare. Bene, allora finito questo blocco, tocca la risposta al municipio 7. Abbiamo 3 minuti, andiamo col tempo. Grazie mille. Allora, tutte iniziative lodevoli, assolutamente quelle del municipio 8 e anche io sono felice di poter portare quelli che sono gli esempi virtuosi del municipio 7, perché altrettanto grazie al presidente Marco Bestetti, all'assessore Antonio Salinari, ci siamo dedicati, diciamo, in questi 5 anni tantissimo a queste tematiche con i CAG per i giovani, ma soprattutto in un momento come questo sostenendoli per attività che potessero in qualche modo aiutare i ragazzi anche a distanza, perché chiaramente sappiamo la situazione quella che è, come abbiamo detto più volte, quindi dando una mano ai CAG, ai nostri 3 CAG sul territorio, per appunto continuare attività di sostegno anche per aiutare con la DAD piuttosto che con l'intrattenimento, che sembra qualcosa che, diciamo, di non necessario, ma per i giovani è un tema veramente molto importante. Non solo giovani, perché ci sono anche i CAM, e chiaramente anche lì, non solo per i più giovani, anche a distanza, online, tramite, diciamo, facendo i salti mortali sostanzialmente per andare incontro a quelle che sono le esigenze dettate da questo periodo. E da un punto di vista di politiche sociali, noi ci siamo sempre distinti come Municipio 7, perché diciamo anche noi abbiamo aiutato tantissime famiglie in difficoltà sul nostro territorio, dando la possibilità, diciamo, di accedere a delle card per fare la spesa laddove non potessero farle per questioni, diciamo, di indigenza, di meno abbienza. E per quanto riguarda anche un'iniziativa che mi è stata molto a cuore, quella delle card per dare la possibilità ai bambini delle famiglie un po' più povere di accedere ai giocattoli, che è un tema che è un qualcosa che personalmente mi ha toccato molto, e sono contento di aver partecipato col nostro municipio a questa iniziativa. Quindi da un punto di vista, diciamo, di politiche sociali, assolutamente vado molto fiero del lavoro che ha fatto il nostro assessore Antonio Salinari insieme al presidente Marco Bestetti. Abbiamo ancora 40 secondi più o meno. Sì, per quanto riguarda servizi, partecipazione e spazi, se c'è ancora qualcosa che vuole aggiungere. Abbiamo, sì, un'altra cosa della quale non ho parlato, sono delle iniziative che sono state fatte insieme ad associazioni e delle cooperative, allestendo in alcuni punti della città, come ad esempio via Olivieri, piuttosto che altri snodi importanti, dei punti di distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie, diciamo, che oggi sono diventate purtroppo quelli che vengono definiti nuovi poveri. E quindi anche questa è un'iniziativa che abbiamo portato avanti, della quale davvero sono molto orgoglioso. Bene, vi ringrazio, abbiamo concluso questo blocco. Eventualmente c'è la possibilità di risposta, ma abbiamo solo più 2 jolly, uno ciascuno a disposizione. Per adesso non lo conserviamo per il futuro. Per chi si fosse connesso ora, siamo in diretta con lo speciale di Municipio X alla seconda, a confronto Municipio 8 e Municipio 7. Adesso presentiamo con la grafica il terzo tema, un blocco da 6 minuti per parlare di GISA, il titolo per parlare di sicurezza, controllo e prevenzione. Ha inizio adesso il Municipio 7 con Afrune. Do il via ai suoi 3 minuti. Allora, grazie mille. Tema anche questo bello caldo, se non più caldo di quello della mobilità, nel senso che anche qui mi trovo a dover fare un appunto a quella che è stata, diciamo, la recente dichiarazione dell'assessore Scavuzzo di voler per la terza volta nel giro di 5 anni riorganizzare quello che è il sistema della polizia locale su Milano. Chiaramente se lo rifai 3 volte mi viene da dire, forse innanzitutto stai ammettendo che qualcosa non andava e diciamo non è un bel biglietto da visita. Detto ciò,
Uno dei temi che ci vede, diciamo, in prima linea come municipio è quello dei vigili di quartiere, dei famosi ghisa, no? Come si diceva a Milano. Il vigile di quartiere è una figura che è stata completamente tolta mano a mano fino ad oggi dalle giunte di centrosinistra. A mio modo di vedere, questo è un peccato perché ha creato un problema, un danno alla cittadinanza, soprattutto quella un po' più periferica, e oltretutto è stata centralizzata la gestione della polizia locale, dei vigili. Questo cosa fa? Fa sì che chiaramente a Palazzo Marino e nell'assessorato alla sicurezza non può esserci una percezione di quelli che sono le necessità e i bisogni del territorio, a differenza di quanto invece accade in un municipio, perché noi siamo più esterni, più vicini ai problemi, conosciamo molto meglio il territorio, come è ovvio che sia, e avremmo la possibilità di intervenire in maniera più puntuale, cosa che abbiamo chiesto più di una volta all'assessorato, perché ultima la Scavuzzo, di poter tornare, diciamo, a far avere un ruolo importante i comandi di zona, e a differenza di quanto invece hanno fatto loro, quindi andando a togliere definitivamente i vigili di quartiere anche nelle aree più critiche, e intervento che era stato fatto, diciamo, caldamente richiesto anche dal nostro municipio, e relegandoli a ruoli d'ufficio. Quindi l'assenza dei vigili e il mancato presidio, ma soprattutto anche nelle aree dei parchi, e in un tempo di pandemia come quello che stiamo vivendo è importante che ci sia un presidio del territorio anche per evitare problematiche relative alla pandemia stessa. Questo è un tema che noi portiamo avanti da 5 anni e che ci sentiamo ancora di più oggi di voler gridare a gran voce, proprio perché possiamo definirlo un fallimento, visto che è la terza volta che vengono riorganizzati, ma soprattutto, detta oggi, mi sa più di propaganda l'intervento della Scavuzzo piuttosto che di reale e concreto intervento, perché non c'è fiducia da parte nostra, e penso anche da parte dei cittadini, proprio perché il passato ha parlato per loro. Direi che in questo caso abbiamo anche già delle domande, no, a cui il Municipio 8 con Gaia Romani dovrà rispondere, quindi di nuovo vi invito a rispondere e commentare, perché poi rispettivamente Municipio 7 e Municipio 8 con Affronde Romani si occuperanno di rispondervi direttamente, però adesso abbiamo i 3 minuti di risposta di Gaia Romani, Municipio 8. Grazie. Allora, innanzitutto vorrei fare una breve cornice anche per chi ci segue e ci guarda. Occuparsi di sicurezza a Milano significa occuparsi veramente di tantissimi aspetti. Pensiamo all'aspetto della sicurezza stradale, oppure all'aspetto dell'illuminazione, oppure all'aspetto di recintare o meno alcuni parchi, alcuni luoghi pubblici. Quindi è un tema sicuramente veramente, veramente molto complesso. Dal punto di vista dei vigili di quartiere, io credo che quella che a Frune vede come una missione di colpa, quasi una missione di colpevolezza, io credo che sia invece il frutto di una necessità che continua ad evolversi e che è molto difficile da cogliere. Ci siamo trovati più volte ad avere dei confronti con i cittadini che ci segnalavano delle vie, penso a Via Varesina, mi ricordo è stato uno dei primi consigli delle ragazze giovani che lavoravano in alcuni discount aperti 24 ore su 24 in Via Varesina, sono venute da me in commissione per parlare di questo tema e del fatto che loro al lavoro si sentissero insicure. Allora noi abbiamo prestato molta attenzione ad alcune zone per poi scoprire che alcune altre invece erano molto più pericolose, oppure succedevano molto spesso crimini, furti, o c'era del degrado che trasmetteva insicurezza nelle persone, perché poi la sicurezza è anche quella che appunto molto spesso viene percepita. Tutto questo genera una forte difficoltà nel capire come indirizzare e come posizionare delle forze che molto spesso, soprattutto a causa di restrizioni economiche, e questo va detto, io credo che la polizia, i vigili dovrebbero essere i più retribuiti, una delle figure più retribuite, come anche gli insegnanti, insomma, sono persone che
tutti i giorni, tutta la loro vita, danno il loro contributo enorme e massimo per noi, ma la triste realtà è che le risorse sono poche e quindi molto spesso le esigenze cambiano, cambiano i quartieri, cambiano i luoghi più bui e i luoghi più abbandonati. Noi come Partito Democratico e come centrosinistra abbiamo sempre cercato di lavorare proprio su un tema che voi avete messo nel panel, che è quello della prevenzione. Io credo che sempre di più dovremmo parlare di sicurezza sociale. Io non immagino una città piena di vigili di quartieri e piena di polizia. Io immagino un lavoro sul lungo termine fatto di investimento nella cultura, nell'educazione civica e di investimenti anche nella cura, perché molto spesso, come dicevo prima, è proprio il degrado che trasmette un senso di insicurezza e porta la politica a investire laddove i dati poi ci dicono che insicurezza lì non c'è. Quindi è un lavoro molto lungo e molto più ampio che va al di là della necessità o meno di recintare o mettere una volante in più in un determinato quartiere. Bene, ringrazio Gaia Romani, Municipio 8. Adesso abbiamo concluso questo terzo blocco, abbiamo ancora 2 giorni a disposizione. Se lo vuole giocare Municipio 7? Sì, io penso di voler aggiungere alcune. Allora, alcune diamo il via al minuto ulteriore di risposta del Municipio 7. Grazie mille. Allora, sostanzialmente, sia chiaro, non è la nostra intenzione quella di andare a chiudere, a recintare tutti i parchi, perché è logico, la pensiamo anche noi così. Poi nel nostro territorio abbiamo parchi abbastanza grandi anche da gestire, vedi uno su tutti il Parco delle Cave, il Parco di Treno, esatto. Non sarebbe quella la soluzione, ma poi i problemi rimangono anche di giorno. È chiaro che purtroppo se ci sono poche risorse, e questa è la verità, ci sono poche risorse da poter destinare alla polizia locale. Non sarà il caso di rivedere quelle che sono le priorità? Nel senso, è possibile dire da oggi cambiamo rotta e siccome c'è un problema investiamo di più in questo senso, investiamo di più sulla polizia locale, valorizziamo di più il loro lavoro, garantiamo più sicurezza? Perché? Perché sono d'accordo anch'io che sarebbe bello un mondo ideale nel quale non ci fosse bisogno della polizia, nel quale si potesse tranquillamente fare affidamento su quella che è la cultura, ma così non è, e oggi investiamo sì sulla cultura, investiamo su un'educazione migliore, ma investiamo anche sulle forze di polizia, perché questo è un tema importante per noi. Bene, la ringrazio, si è concluso così il suo secondo jolly con la risposta per quanto riguarda l'argomento Ghisa. Adesso passerei però al blocco numero 4, guardiamo così la grafica perché ci presenta il tema che trattiamo, parliamo di invisibili, quindi questione di salute mentale, povertà, disabilità. Prima di dare il via però al vostro dibattito, ricordo che ci stesse guardando che questa è una diretta, ma ovviamente voi potete continuare a commentare perché sono temi per la collettività, insomma, specialmente però Municipio 7 e Municipio 8. Allora, direi che parliamo di invisibili dando la parola però inizialmente a Gaia Romani, Municipio 8. Andiamo Grazie. Via con i 3 minuti. Tra l'altro davvero invitiamo tutti coloro che ci stanno guardando a risponderci, perché come capite bene sono dei temi enormi che riguardano lavori di anni e anni, quindi fateci sapere quali di questi aspetti vi interessa di più, così torniamo poi anche con informazioni più precise. Comunque, questo tema appunto è gigantesco ed è un tema che mi sta molto a cuore e credo che sia un tema tra l'altro con cui è bello anche concludere questa puntata, perché è un tema su cui solitamente le parti politiche si incontrano. Io sono presidente della Commissione Politiche e Sociali, quindi mi occupo quotidianamente di questi temi e vedo che per fortuna anche da parte dell'opposizione è più facile, quando si parla di disabilità, quando si parla di povertà, trovare dei punti di incontro, e questo diciamo è molto importante ed è molto positivo. Dunque, sicuramente siamo chiamati a un ripensamento e soprattutto a tirare fuori quelle che sono state per tanto tempo fragilità ignorate. L'Italia ha 1 milione e più di poveri in povertà assoluta che non avevamo un anno fa, quasi 800.000 posti di lavoro che abbiamo perso. E parto da lontano per dire che cosa?
che anche nei municipi chiaramente questa situazione a livello nazionale ci ha fortemente colpiti. Noi ci siamo trovati da un giorno all'altro a fronteggiare e cercare di aiutare famiglie in cui magari in quattro avevano un device a disposizione tra un tablet oppure un telefonino, e avere magari due o tre figli che dovevano seguire le lezioni e il genitore che doveva cercare di seguire le call di lavoro. In più, famiglie monoreddito che hanno perso il posto di lavoro si sono trovate per la prima volta a mettersi in fila, e lo abbiamo visto in quelle immagini strazianti che ci hanno colpito, per la spesa e per il cibo. 20.000 poveri in più, 20.000 persone in coda in più per il cibo rispetto a un anno fa. Questo ha richiesto un'attivazione delle reti sociali, che per fortuna ci sono e hanno dimostrato una forza commovente e straordinaria. Nel municipio 8 è molto ricca la rete del terzo settore, che davvero mi sento di ringraziare a nome di tutti noi, perché non so come avremmo fatto a raggiungere le famiglie senza lo sforzo di tutte le associazioni, e penso in primis alla rete di QB che le ha fatte collaborare per dare, per riorganizzare e far sì che ogni bambino avesse un computer, per far sì che ogni famiglia tutte le settimane potesse fare la spesa, e per fare sì che soprattutto questa non fosse soltanto un primo percorso emergenziale, ma che fosse un'entrata del nucleo che non aveva più autonomia in una rete protetta, in grado nel tempo di ristabilire quell'autonomia ormai persa. Bene, ti ringrazio appunto per la presentazione, per questi primi 3 minuti per quanto riguarda il tema degli invisibili. Ti ricordo che a tua disposizione abbiamo ancora un jolly, però adesso la risposta del municipio 7. Via il tempo. Grazie mille. Allora, come dicevo prima, anche noi del municipio 7 ci siamo mossi tanto, quindi molti temi, diciamo, di politiche sociali allargate li avevo introdotti prima, come ad esempio le card per le persone più bisognose, piuttosto che l'iniziativa dei pacchi solidali, quindi con beni di prima necessità, cibo, eccetera, eccetera. E questo è un qualcosa che chiaramente va in questa direzione. Aggiungo che da questo punto di vista il Municipio 7 ha dato un forte aiuto anche all'apertura di quella che è la Mensa Rosetum in via Rembrandt, dove purtroppo le file sono aumentate, come diceva prima giustamente Gaia. Però mi va di dire una cosa: io sono contento di vivere a Milano, perché una delle cose belle di questa città è veramente la grande solidarietà di chi ci vive. Questo è un qualcosa che a Milano non è mai mancato, mai si può dire che Milano sia seconda ad altre città anche in Italia da questo punto di vista, perché lo spirito dei milanesi è quello di aiutarsi, di aiutare e di fare qualsiasi cosa si possa o diciamo si riesca per dare una mano. Sono temi importanti che non hanno un colore politico, sono temi che portiamo avanti noi, che porta avanti il Partito Democratico. Siamo assolutamente in linea da questo punto di vista, perché come ho detto prima, fa parte dello spirito di un milanese, di chi vive a Milano e di chi a Milano c'è magari venuto anche più tardi, ma fa subito propria questa sensazione. È logico che ad oggi sarebbe importante destinare ancora più risorse al terzo settore, dare una mano, fare rete tra le associazioni, perché la presenza di associazioni è tanta anche nel nostro municipio. Bisognerebbe fare un po' più rete tra queste associazioni, e questo è uno sforzo che stiamo facendo noi come municipio, e stiamo cercando, diciamo, di far sì che tutti gli sforzi di queste grandissime realtà possano essere convogliati nella maniera corretta e raggiungere quelli che poi sono le persone che ne hanno bisogno. Ed è chiaro che la base dalla quale si parte è comunque un'ottima base, perché, ripeto, Milano su questo non ha mai deluso. Se dobbiamo identificare un tema diciamo sul quale fare un'operazione di rilancio della città, mi viene da dire non è questo, ma perché? Perché Milano in questo è veramente già prima, è già prima in classifica, quindi è un qualcosa che non... ripeto, non ha colore politico, quindi io sono felicissimo appunto di avervi elencato quelle che sono state
le iniziative del Municipio 7 e penso che si debba continuare su questa strada, appunto, cercare di fare il possibile per non cambiare, ecco. Ok, sì, insomma, questo è un tema che sicuramente mette d'accordo e accomuna e avvicina tutti quanti. Comunque la pandemia, questo ormai è il biennio di pandemia, sicuramente mette vicino, insomma, mette al cuore proprio la questione sociale dell'aiuto, dello scambio. Io per correttezza devo ricordare che appunto il Municipio 8 Gai Romani ha la possibilità di risposta, ancora un giorno a disposizione. O nel caso concludiamo qui la puntata. Io userei volentieri questo minuto, allora, se posso. Allora, utilizziamo l'ultimo minuto di risposta del Municipio 8, sempre per quanto riguarda il tema degli invisibili, salute mentale, povertà e disabilità. Via il minuto. Grazie, uso questo minuto non tanto per andare in contrapposizione a Andrea, ma per citare gli altri due temi e dare magari qualche informazione e qualche messaggio utile. La prima è salute mentale. Siamo stati tutti quanti gravemente colpiti da quello che abbiamo passato, ancora probabilmente lo dobbiamo metabolizzare. Ci sono tante associazioni sui territori che offrono servizi psicologici di sostegno a prezzo calmierato e a prezzo gratuito. Se non sapete e non le conoscete e volete scoprirle perché vi serve una mano in questo momento di difficoltà, potete recarvi presso lo spazio WIMI più vicino al vostro, a dove abitate voi. Ce ne sono un paio circa in ogni municipio, per il Municipio 8 sia nella zona di Villa Pizzone che in Piazzetta Capuana, e lì troverete degli operatori in grado di aiutarvi, di indirizzarvi verso quello che può essere il vostro bisogno. Ma ci sono anche tantissime linee telefoniche, se andate sul sito dell'OPL, Ordine degli Psicologi Lombardia, lo psicologo ti aiuta, troverete tante informazioni a riguardo. Grazie, ti ringrazio anche perché questo è sicuramente un tema che riguarda tutti, lo ripetiamo, l'aiuto, il sostegno psicologico ed emotivo è sicuramente fondamentale, quindi vi rimandiamo a ricercare, sicuramente il web in questo senso vi può aiutare, qualunque municipio appunto sia quello di vostra appartenenza. Direi che vi ringrazio, si è concluso così questo confronto tra Municipio 7 e Municipio 8, ringrazio Andrea Frune e Gaia Romani. E per chiunque appunto ci avesse seguito vi invito a riguardare la puntata, a commentare, lascio poi le risposte eventualmente a chi di dovere. Ringraziamo anche noi chiaramente te e tutta Milano All News per ospitarci, è sempre un grande piacere essere qui, complimenti. Grazie, assolutamente, grazie a voi. Mi accodo ai ringraziamenti e ai complimenti, davvero. Grazie, il martedì sarà dedicato, tra due martedì abbiamo ancora un altro speciale, quindi tenetevi informati, sempre alle 19:30 sul nostro canale. Buona serata. Buona serata. Buonasera a tutti.